Come faceva a non piacere? Mario Beppe l'ho visto prima volta quando giocava a Trento durante il ritiro estivo. Per me è come un fratello e quindi mi permetto di dire che è un deficiente. Il primo giugno 2011 la vita di Beppe Signori cambia. Sapevamo che amava il gioco. Anche un amico come me per un attimo. È stata dura, sono stati 10 anni durissimi. Beppe aveva il suo istinto, la sua coscienza. Che cazzo devo patteggiare? No, come giocatore, secondo me, non aveva difetti. L'unico grande attaccante a cui non sono riuscito a parargli un rigore. Un passo, tiro, rete. Un'indagine che il PM ha voluto fare concentrandosi soprattutto sui grandi nomi del calcio. Quando tu difendi un innocente, diventi il suo unico strumento. Ma poi ho detto parolacce un po' a tutti perché è uscita la verità. Ma adesso ho la fortuna di poterlo raccontare perché mi chiamo Beppe Signori. Il fatto non sussiste.